Napoli che ha la rimessa laterale. Battuta in profondità per Moschiera che prova a girarsi e conclude sul secondo palo. Rete del vantaggio subito del Napoli. Gran gol del numero 45, 1-0. Sulla sinistra, palla messa in mezzo, ci arriva il portiere dei Partenopei, la sfera che rimane lì, si continua a lottare. Calcio di punizione. Sciarra chiude troppo la conclusione, ma c'è angolo. Bernardini per Baiocco, apre sulla destra. Di nuovo Bernardini, può metterla sul secondo palo. Mette fuori a porta vuota, che occasione per la Lazio. Che lo scambia a compagno, Lazio adesso in dominio del campo. La palla arriva sul secondo palo e questa volta sì, è il gol dell'1-1 da parte dei biancocelesti che pareggiano. Perde un brutto pallone, il tiro dal centro del campo che finisce fuori. Salta l'avversario, crea superiorità numerica alla Lazio. La sfera arriva una volta, ancora una volta al centro, da terra il portiere. Bravo Di Tommaso. Regala il pallone agli avversari, scusate, brutto errore. Sfera sulla destra, di tiro deviato, il palo pieno della Lazio. Ultimi scampoli di partita, il controllo da parte di Ferretti che esplode il destro. Il portiere devia in angolo. Esce l'ultimo su questa occasione della Lazio. De Tommaso era comunque pronto a chiudere la porta agli avversari e su questa occasione termina il match 1-1 tra Napoli e Lazio.